Allora, Nicola Pratoianni, non ci giriamo intorno, si parla, buongiorno, ben trovato, si parla insomma, chiaramente della regolarizzazione dei migrati irregolari, illegali presenti sul nostro paese. È la strada giusta? Ma sia una strada di buon senso, oltre che giusta, per due ragioni evidentissime, che questo servizio peraltro rende ancora più chiare. C'è una ragione che riguarda il lavoro. Nei campi, in particolare nella filiera agroalimentare, che ormai da molti anni è largamente occupata da lavoratori stranieri, spesso extracomunitari, spessissimo in condizioni di irregolarità e dunque ritardati, sottopagati, esposti a mille rischi di carattere sanitario oltre che di carattere sociale. Ora, in questo momento, di fronte alla paura che il virus provoca a tutti, perché bisogna ricordarlo con grande forza, questo virus fa paura, la paura è un strumento potente. È perché qualcuno vada a lavorare deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza, vale per tutti, vale per le fabbriche del nord, vale per i campi del sud. Dunque ci vuole innanzitutto uno sforzo che consenta l'emersione da un'area grigia. Badate, questa è una questione che riguarda i diritti del lavoro naturalmente, quindi la possibilità di trovare manodopera che una volta regolarizzata, dunque in condizioni di tranquillità anche dal punto di vista lavorativo, dei diritti, è naturalmente più spinta a tornare al lavoro. Ma vale anche dal punto di vista della salute, dal punto di vista sanitario. Io vorrei che noi non dimenticassimo che laddove non arriva lo sguardo, la luce delle istituzioni, perché c'è un'area. Cioè, lei mi sta dicendo in luoghi degradati in cui la gente vive nell'illegalità è più facile che il virus circoli e nemmeno lo sappiamo. Certo. Ma certo, ma non è solo ovviamente illegalità, no? È appunto una condizione in cui qualcuno è costretto a stare fuori dai circuiti istituzionali, circuiti che invece certo. Tutti attraversano. Noi discutiamo in questo momento delle app per il tracciamento. Pensate come funziona l'app di tracciamento con qualcuno che non si fa tracciare perché, siccome è in condizioni di irregolarità, non perché la è un invisibile, certo. Le leggi non glielo consentono, poi rischia di essere perfino espulso. Allora, capite bene? Voglio sentire.